Ciao a tutti Gugge e ben ritrovati dal vostro Andrenic 91 su Pokémon Xenoverse. Inizia oggi questa fantastica avventura del team Xenoverse. Per questa prima parte giocherò fino a un certo punto. Non so neanche io bene quale, perché ancora non ho deciso fin dove potrò spingermi, perché ci sono moltissimi bug che sono in via di risoluzione. Quindi caricherò intanto questa parte, poi quando uscirà, a breve dovrebbe uscire una patch, continuerò a giocare e porterò il gioco completo. Ovviamente questa è la parte 1 del gioco e io giocherò fino a un certo punto, quindi non è che gioco tutto quanto in una volta sola. Questo giusto per mettere le cose in chiaro. Ma premiamo il pulsante C e diamo inizio all'avventura. Non ce la faccio più a sopportare questa attesa. Versil, che dovrebbe essere il padre del protagonista, se non ricordo male. Versil, venga qui. Infermiera, mi dica. Io ho giocato alla prima versione del gioco ed era totalmente diversa. Sia come è impostata qui ora la grafica, che si vedono le texture dei personaggi, insomma gli shot, i mag shot dei personaggi, e anche la grafica del gioco, come gli alberi, le finestre, le porte, insomma era tutto diverso. Eccoci qui Versil, facciamo un gioco, vediamo se riesce a indovinare il sesso del suo bambino. Secondo lei è un maschietto o una femminuccia? Oh mio Dio, quanto è cambiato! Non era... mamma mia, quanto... qua è totalmente diverso dalla prima demo. Ah, comunque sia, vado con maschio, insomma. Secondo me è un maschietto. Ok, sembra bell'occhio, però vabbè, dai. Va bene, facciamo correre. Complimenti, Versil, l'hai indovinato? È proprio un bellissimo maschietto. Forza, venga con me. Lì è nostra madre, stremata dal parto, però è contenta. Versil, resti pure un po' da solo con sua moglie. Molly, vieni. Sì, subito. Infermiere, tutte quanto uguali, perché se ci hanno insegnato qualcosa è che l'infermiera Joy, o meglio, le infermiere sono tutte uguali, dato che le infermiere Joy sono uguali. Cioè, la moglie sembra avvelenata, a dire il vero. Amore mio, ti senti bene? Guarda che bellissimo bambino che ha dato la luce ai tuoi stessi occhi. E guarda come sorride, siete due gocce d'acqua. Versil, come vogliamo chiamarlo? Voglio che sei tu a scegliere il suo nome. Sono sicura che ne troverai uno bellissimo. Come mi chiamo? Andrea, ovvio, no? Mi pare abbastanza ovvio. Che ne dici di Andrea, tesoro? Andrea? Trovo che sia fantastico, sapevo che non mi avresti deluso. Azzurra, non sforzarti troppo, devi riposarti, sarai tanto stanca. Il tempo passava e Andrea cresceva. Passarono 5 anni, 5 bellissimi anni per Versil e la sua famiglia. Fino a quando... Andrea, scendi! Io e la mamma dobbiamo parlarti! Andrea, io e la mamma abbiamo deciso che ora che hai 5 anni sia giunto il momento che io ti mostri un po' il mondo. Quindi oggi andremo a fare un giro al di fuori del nostro ranch. Forza Andrea, andiamo! Fate attenzione, mi raccomando! Rancho Rio Pigro, ah sì, oh che bello, anche l'artwork è cambiato. Ma guarda un po' che bella giornata, l'aria fresca della campagna mi mette sempre di buon umore. Forza andiamo Andrea, voglio mostrarti il nostro ranch. Che bello, oh, molto più grande. Attraversato questo ponte saremo finalmente arrivati. Questa prima parte comunque sia, vabbè l'ho già giocata, c'è già sul canale. Eccoci, siamo arrivati. Vedi quei Pokémon che camminano nel grano? Si chiamano Miltank e ci forniscono sempre del buonissimo latte fresco. Quando si fa buio però li chiudiamo dentro le stalle alle mie spalle per evitare che si facciano del male o che vengano assaliti dai vari Pokémon Volpe. C'è un'altra cosa che voglio mostrarti però. Vieni Andrea.
o anche Pokémon Lupo. Perché no? In genere i lupi e le volpi mangiano pecore, quindi Marip. Però i Miltank insomma sono belli grassocci, quindi gli fanno gole. Andrea, questo è il laghetto dove ogni tanto mi fermo a pensare. Guardando queste limpide acque, la mia mente riesce sempre a placarsi. Perché non provi anche tu? Andrea si sente più rilassato ora. Allora Andrea, come ti senti? Sono sicuro che ti senti molto più rilassato adesso. Forza, continuiamo. Oh, tomba. Vedi Andrea, questo piccolo monumento è stato costruito in onore di tuo nonno, che si è sacrificato per salvarci. Ma sei ancora troppo piccolo per questo. Forza, andiamo a casa. Dal colore dei capelli, se non fosse che non è collegato, che non sono collegati, voglio dire, agli altri protagonisti Pokémon, questi, direi che sarebbero parenti di Giovanni del Team Rocket. Perché comunque sia, vorrei ricordarvi che il primo capo palestra della regione di Sinnoh è parente di Giovanni. E potrebbe essere fratello o fratellastro di Silver o Argento, insomma. Da parte di madre, però. Da parte di madre. Da parte di padre non saprei. Quindi è più collegato alla madre che a Giovanni. Però non saprei di preciso come ricondurlo alla famiglia Rocket, tra virgolette. Però comunque sia il fratellastro di Silver. Ma se questi due fossero effettivamente Versil... Oh porca miseria, ci sono arrivato ora. Silver. Io me ne sono accorto solo ora, facendo questo ragionamento. Questo qui è Silver. Quindi, in teoria, il nostro zio è un... praticamente capo palestra. Che avessero in mente questo, quelli di Weedle, quando hanno fatto questo gioco? Se ci ho azzeccato, Saidonia e levati proprio, mamma mia. Cos'è stato? Sì, praticamente ora è padre scompare. Ma cosa ci fanno qui tre Pokéball? Andrea, tu non muoverti, io vado a controllare. Sì, sono proprio delle Pokéball. Sembra anche che ognuna di esse contenga un Pokémon. Ce n'è uno di tipo fuoco, uno di tipo acqua e uno di tipo erba. Mi è venuta un'idea. Andrea, perché non scegli uno di questi Pokémon? Potrei prendermene cura io fino a quando tu non sarai abbastanza maturo. Forza Andrea, scegli pure quello che ti piace. Allora, è ovvio che io vada con Trishout. Però abbiamo anche Shulong, il Pokémon acqua drago. E Shaileon. O Shaireon, il Pokémon erba folletto. Oh, interessante erba folletto, però. Vado con Trishout perché è tipo fuoco. Il secondo tipo poteva pure essere tipo schifo, avrei preso comunque lui, perché il fuoco è il mio tipo preferito. Perfetto, prendiamo lui. Oh mio Dio, questo è uno di quelli che sarà che farà parte dei Daft Punk. Ehi tu, cosa diavolo stai facendo? Certo che se trovi tre Pokéball per terra, in effetti saranno di qualcuno. Quelle sono le mie Pokéball, me la pagherai per questo. Golem, attacca! Golem! Mio Dio! Quella però! Quella! Questo qui ha la Switch, io ancora non ce l'ho! Mamma, voglio la Switch! Oh, Charmander e Squirtle. O Charmander, come vi pare. Neanche io so come pronunciarlo, sinceramente, quel Pokémon. Cosa? Il computer sta trasmettendo diversi video a tematica Pokémon di un noto canale YouTube. Oh mio Dio, mi chiedo quale sia questo canale. Ovviamente non è il mio. Se no diceva, sta trasmettendo contenuti alquanto discutibili. Ovvero che fanno schifo. Però, se non ricordo male, nella prima demo c'era non c'era la mamma che accompagnava, che c'era qui ad aspettare il personaggio, se non vado errato. Andrea, finalmente ti sei svegliato. O mi ricordo male io, può essere? Azzurra. Oh mio Dio, lei è blu. Oh mio Dio, lei è blu. Per non chiamarla blu, perché ovviamente blu è Gary Hawk, sarebbe il nostro Gary Hawk, sarebbe blu nel gioco.
l'hanno chiamata Azzurra, quindi lei sarebbe Leaf, in teoria, riconducendola a un discorso un pochino più sbrigativo, diciamo, di ultima gen, di rosso fuoco e verde foglia. Lei sarebbe la fottuta Leaf. Weedle, mi stai mandando dei segnali? Per caso mi stai dicendo che potrei fare una teoria complottistica e ho scoperto che Silver è nostro padre e si è sposato con Leaf? Se avete fatto questo, io vi dico grazie, perché sono contento di ritrovare la mia infanzia in questo gioco. La mia infanzia sono stati Pokémon Rosso e Pokémon Oro e Argento. Quando uscirono Zaffiro e Rubino, io già avevo più di 10 anni, avevo 12-13 anni. Quindi, insomma, è bello ritrovare la mia proprio la vera infanzia in questi giochi. È bello come cosa, è una bella citazione. Oggi è tuo compleanno, non sei contento? Oggi finalmente compi 16 anni. Perfetto! Peccato solo che tuo padre non possa essere qui a vedere quanto sei cresciuto. Ehi, Andrea, stai bene? Ti vedo un po' scosso. Capisco, i ricordi stanno iniziando a riaffiorarti. Andiamo a sederci, devo raccontarti una storia. Dove ho sbattuto? Mi dispiace raccontartela proprio il giorno del tuo compleanno, ma credo che tu sia abbastanza grande adesso, e il sogno che hai fatto lo dimostra. Vedi tesoro, circa 10 anni fa, tuo padre, il mio amato Versil, è misteriosamente scomparso. Un giorno decise di portarti a fare un giro al di fuori del nostro ranch. Avevi 5 anni e fu la prima volta che ti facemmo vedere cosa ci fosse oltre il ponte. Quel giorno attesi tanto il vostro ritorno. Ero davvero tanto preoccupata, ma sapendo che insieme a te c'era papà, sapevo che ero sicuro. Purtroppo quella sera non tornasti né tu né tuo padre. Ero preoccupatissima e nessuno dintorni sapeva che fine aveste fatto. Solo qualche giorno dopo bussò nonna Lea. Ranch, Lio Pigro, nonna Lea? Andai ad aprire sull'uscio di casa, insieme a lei c'eri tu, Andrea. Eri svenuto ed accanto a te c'era anche una Pokéball. Purtroppo questo è tutto quello che so. Mi dispiace averti raccontato questa triste storia il giorno del tuo compleanno, ma era giusto che tu sapessi la verità su tuo padre. È da un sacco di anni che sono alla sua ricerca, e ora che sei diventato grande potrai dare una mano nelle ricerche. Sai, Andrea, dovresti andare a Ludopoli a parlare con Ezio. Era un grandissimo amico di tuo padre, e sapevo facevano insieme delle ricerche. Vedi, lui è un esperto di Pokémon. Oh? A proposito, vieni con me, Andrea, devo darti il tuo regalo di compleanno. Ora, vicino a me c'era una Pokéball. Quindi, in teoria, quello lì che diceva che quelle Pokéball erano sue, in realtà non lo sono. Perché se no avrebbe cercato di riprendersela la Pokéball che ho preso io, no? Ma eppure dovrebbe essere qui. Eccola! Perfetto, vuoi dare un soprannome a Trishout? Vorrei chiamarlo Eevee-Hor, perché praticamente lui serve a far evolvere Eevee nella forma drago. Quindi, insomma, prostituta di Eevee, ma... È un bruttissimo nome, quindi no, lo chiamerò... Non mi viene in mente nulla, sinceramente. Oddio, aspetta, il mio avversario sarebbe Shulong. Pokémon Acqua. Pikachu Rosso. No, non ci va. A parte questo Pikachu, vabbè. Come posso chiamarlo? Endeavor. In onore al famoso Endeavor, secondo eroe più forte del mondo. Le sorprese non sono ancora finite. In fondo oggi compio 16 anni. Prendi queste scarpe da corsa. Wow! Grazie mamma che per i miei 16 anni mi compri delle scarpe da corsa. Wow! Devo premere Z, ok. Ok mamma, sì, sono contento. Saluto da parte mia tua nonna, da parte tua mia nonna, e ci vediamo. Ah, mai più, corro. Mi ci spre... Oh mio Dio, è notte. Sì, in effetti sono le 9 di sera. Quasi. Dove posso andare per iniziare il mio viaggio? No, anche l'ombra, fighissimo. Ciao Miltank. Ma non dovrebbero stare dentro i Miltank a quest'ora che è notte? Opla! Antidoto! Oh yeah! Oh mio Dio! È nonna! Ma ciao Andrea, ma guarda un po', allora tua madre si è decisa a darti il tuo primo Pokémon. Immagino dunque che tu stia partendo ad esplorare il mondo e ad incontrare tantissimi nuovi Pokémon. In tal caso vieni con me.
Sì, nonna, però corriamo. So che sei vecchia, hai i tuoi acciacchi, per carità, però corriamo. La tomba del nonno, sì, ti manca, lo so. Allora, come puoi vedere, quest'erba è più alta di quella normale ed è anche più pericolosa perché dentro vi si nascondono i Pokémon selvatici. Tutti i Pokémon che incontrerai nell'erba alta possono essere catturati utilizzando degli oggetti speciali chiamati Pokéball. Ecco, prendine un po'. Wow. Per poter catturare un Pokémon bisogna prima indebolirlo. Sì, nonna! Ho 26 anni alle spalle di esperienza. Veramente non ne ho 26, ne ho 16. Sì, con i Pokémon ne ho 16 di anni di esperienza. Sparkle, ok. Voglio catturarlo e so già anche come chiamarlo. Ah, ho solo due mosse, ok. Mi fai azione? Maledetto. Sparkle lo catturai nella prima demo ed era ok, era un bel Pokémon. Ok, penso di averlo indebolito a sufficienza. Mi riduci l'attacco. Ma sarai cattivo. Ball, Pokéball, vai, gotta catch 'em all. Alash, catch 'em. Uno. Due. Premete B, dai. Yeah! E Sparkle, novellino, completato. Anche gli achievement ci sono, che bello. Certo che do un soprannome a Sparkle. Utut. È così bello giocare con i Pokémon, vero? Ah, bellissimo. Ah, finisce qui il discorso nonno, ok. Addio. Antiparalisi. Andiamo avanti. Qui la strada, ok. Eccoci qua. Cosa mi dice il cartello? Voglio leggere tutto. Residenza privata. E cosa ci faceva allora qui prima quell'essere misterioso? Pozione. Allora, l'erba alta. Cosa posso provare a prendere ora? Ah, però, ci dovrebbe essere un allenatore qui nelle vicinanze. Anche piuttosto forte, se non vado errato. No, mi piace tantissimo, non negli sprite perché sono un po' sgranati, ma l'overlay dei punti salute, del nome. Il livello è un pochino messo male, però il resto è bello. Molto curato nei particolari, devo ammettere. È bello vederlo, è per gli occhi una gioia vederlo, davvero, non sto scherzando. È molto carino vederlo. Oddio, Bellsprout. Ovviamente penso che allenerò i Pokémon off screen perché sennò non si va avanti. E poi mi riesce male dire off screen, perché mi riesce male dirlo? Non so, è una parola un po' ostica per me. Salve! Hai incrociato il mio sguardo, adesso dobbiamo lottare! Non te l'ho chiesto di voler lottare. Oi! Che figata! Ah, tipo alla Sun and Moon. Bello. Proprio un restyle totale del gioco, quasi, eh. Se non totale, quasi. Davvero bello il lavoro che hanno fatto, davvero bello. Ah, peccato però che non mettano che i punti esperienza si guadagnano una volta, anche se non mandi KO il Pokémon avversario. Aspetta. No, zaino, terapia, pozione, usa. Vabbè, anche mi ricarica solo pochi punti salute, 16. Va bene uguale, non posso permettermi di perdere la prima lotta. Vai con graffio, sgraffialo tutto. Fagli il pelo. Grande. Ma sta per mandare i Weedle, ma... Già che iniziamo con le citazioni al primo gioco, ma qui si esagera. Voglio dire, appena accendiamo il gioco, Versil. Ho capito, però, anche Weedle. Piglia mosche, ma cos'è? Un altro? Wow. Ehi tu, che ne dici di una sfida? No. Non posso rifiutarmi di lottare contro di te, caro, perché non posso? Rattata. Oh, Rattata. Come dicono gli americani, Rattata. No, dicono Rattata. Perché la doppia la leggono come una D loro. Mio Dio, ma quello era vocalizzo? One shottato. Baby. Ed era speciale, anche con te one shotto.
Wow! È stata una vera delizia! Citazione ad Uncle Grandpa, per chi se lo stesse chiedendo. Anche questo sarà una vera delizia? Proviamolo. Mamma mia, ma... non ho visto quanti pipì a vocalizzo, perché sembrerebbe una mossa davvero uber. Vediamo un po'. Ah, 25. Ma se one shotta è... Wow. Da fantasballo. Ti sei divertito anch'io a one shottarti tutti i Pokémon. Davvero divertito. Ok, pozione, ma se one shot con vocalizzo va bene, cioè non mi faccio problemi, eh. Wingull, oh yeah baby. Ho anche letto che c'è una citazione a Signor Marino, ma non voglio spoilerarmi cosa sia. Qui cosa c'è? Ah, le bacche è così, ok. Interessante, interessante il modo in cui si trovano le bacche. Percorso 1, bello. Ah, non posso skipparlo questo, ma... Madonna! Gennaro Bullo! Cos'è diventato? E tu cosa ci fai da queste parti? Solo i veri allenatori di Pokémon possono attraversare questo percorso. Cosa? E tu saresti un allenatore? Ma non prendermi in giro, sei solo una mezza calzetta. Prova a battermi se ci riesci. Io sono Gennaro Bullo, Gennaro Calvo. Ed insieme al mio Rateta ti sconfiggerò. Vai Rattata! Vai, vecchio stile, ma cosa sei? Ma sei un pappone. Farai il pappone ora. E vabbè. Endeavor! Quello è All Might, non è un Rattata. Endeavor contro All Might. Ma dai, fammi attaccare prima a me, fai ruggito. Avrà solo azione quel Rattata. Vai Utut. Perché l'ha chiamato Utut? Povero Sparkle. Cioè, neanche ci ha provato. Dice, mi arrendo da prima. Andrea cede 56 per la sconfitta. Grazie al cavolo. Gennaro Bullo completato. Pivello, tra l'altro in sua squadra non potendo nulla contro il mio invincibile Rattata. Gennaro! Mamma. Cosa stai facendo qui fuori? Ti metto di pulire la tua stanza. Torna immediatamente a casa. Ma mamma, stavo giocando. Fai silenzio, Gennaro! Non posso fare questa voce, mi rovina tutto, mi rovina. Ma i miei Pokémon! Sono carichi. Ok, salve allenatrice! Ho bisogno di una pausa dallo studio. Roxanne, interessante, perché Roxanne in inglese sarebbe... In inglese, nelle versioni inglese di Pokémon sarebbe la capo palestra di com'è che si chiama? Petalipoli, sì. Vediamo un po'. Vocalizzo, vai! Ah, brutto colpo, ma non è molto efficace. Il tipo suono non è efficace contro il tipo psico. Non so se funziona anche allo stesso modo su Pokémon Prism, che il tipo suono non è forte contro il tipo psico. Non lo so, non ho ancora visto. Bene, e una è fatta. Ma mi sembra che anche gli artwork abbiano ritoccato. Non hanno preso quegli originali Nintendo, o meglio... Li hanno ritoccati di molto e hanno fatto benissimo. Onde evitare il copyright strike. E hanno fatto molto bene, devo dire, bravi. Quindi mi sono tolto anche il dubbio che vocalizzo non one shot. Peccato. Ok, nell'erba lagga sempre un po' perché proprio lo fanno proprio i giochi fatti con RPG Maker. Se c'è da rendere. Se c'è da passare in una zona dove ci sono nemici. Allora, lagga purtroppo un pochino. Vedo che ci hai incontrato mio zio Gennaro. Io non sono forte come lui, ma ti darò filo da torcere. Federico Bullo. Cioè, tu ti devi levare proprio. Tuo zio Gennaro è il top del top, era. Ma sapete che c'è? Penso che per questa prima parte giocherò più o meno tanto quanto giocai la demo. Che poi non giocai tutta la demo, giocai solo una parte della demo. Arrivai fino alla cattura di... Com'è che era? Elekidix, se non sbaglio, sì. Quindi questa volta giocherò un pochino di più. Però non faccio la palestra in questo episodio, perché sennò non ce la faccio a farla.
mi apre in due. Ludopoli che è, fa molto Kalos, ma... Daniele, quando andrò in pensione mi trasferirò sicuramente da Lola. Ok, citazione. La prima citazione. Ho letto, mi sembra qui che il gioco crasha. Qui, ma aspettate, ma se io faccio... No, vabbè, niente. Quindi salvo. A parte che l'ho fatto partire come amministratore, quindi non dovrebbe. Infermiera Joy. Ciao, ma che bella. Ah, non ho installato i font. Dai. Non mi era installati correttamente i font, quindi non ho visto sì o no. Vabbè, dai. Molto carina l'infermiera. Dovrebbe... Mio Dio. Aiuto! Fate qualcosa, vi prego! Che qualcuno spenga quel fuoco. I bambini, qualcuno... La moglie del reverendo Lovejoy. I bambini, perché nessuno pensa ai bambini? Quel fuoco distruggerà tutto. Michelino, chiamate Ezio, presto. Ezio, presto, corri. Ehi, ma che sta succedendo qua? Non ditemi che è stato di nuovo quello strano Pokémon. Fatemi passare, devo subito intervenire. Vai, Suicune, spegni le fiamme. Forza, amico mio, rientra. È usato e poi gettato via. Potete tornare tutti ai vostri impegni. Qui ci penserò io a quel combina guai, se riesco a leggere. E tu chi sei? Non ti ho mai visto da queste parti. Eppure è una faccia conosciuta. Beh, ho un Pokémon da catturare adesso. Vedi di non cacciarti nei guai. Ma tu sei Andrea! Cavolo, quanto sei cresciuto! Non mi riconosci, sono Ezio! Beh, in effetti eri molto piccolo quando ti ho visto per la prima volta. Io e tuo papà eravamo molto amici. Wow, vedo che hai delle Pokéball. Vedo che tua madre si è decisa a darti quel Pokémon. Fantastico. E se Ezio fosse uno dei Daft Punk? Quel nemico che abbiamo visto all'inizio, chissà, potrebbe fare il doppio giochista. Mi è venuta un'idea, Andrea. Perché non vieni con me a catturare quel Pokémon che ha quasi incendiato la città? Vedi, quello non è un normale Pokémon. Io li chiamo Pokémon X. Ragazzi, la pronuncia... Io sono abituato troppo a pronunciare le parole in inglese, quindi vi prego. Facciamo i buoni, ok? Non provengono da questo mondo, bensì da un mondo opposto al nostro. Sono apparsi poco tempo fa e infatti non si sa ancora nulla su di loro. Ma non perdiamoci in chiacchiere, ne parleremo meglio dopo. Andiamo a prendere quel piccolo furfante. Deve essere sicuramente andato sulla spiaggia. Io inizierò ad andare, ti aspetterò lì. Basta che segui la strada e troverai la spiaggia. Allora, per quanto riguarda l'infermiera Joy, che ho detto che non ha installato il font, dovrò installarlo manualmente. Perché molti dicono, ah, non si vede il testo a Ludopoli, gne gne gne. Ragazzi, basta installare il font. Andate nella cartella font e lo installate. Ok, Antonio, verrò più tardi. Antoine. Percorso 2. Aspetta, se non ricordo male, qui ci persi un paio di volte. O ricordo male? Campeggiatore Luca vuole lottare. Bene, Luca, bring it on! Bitch! Hai un banabe? Vai, convocalizzo! Yeah, baby! Mamma mia, come one shot facile però vocalizzo. Sarà la mia trump card, vocalizzo. Ah! Non ce n'è per nessuno, neanche per il tuo Wingull! Vai con vocalizzo! Ma più veloce! Allora, tanto vocalizzo speciale, che me ne frega. Vediamo un po' se fizzi gli altri one shot. Oh mio Dio, l'ho one shotato! Tutti brutto colpo faccio con vocalizzo, ma cos'è? È una mossa uber power. Ma sei fortissimo, anche un po' a culo direi, eh. Oh, bacca, baccaliegia. Baccaliegia, ok, ok, allenatore. Il mio Pokémon ultra raro che sconfiggerà. È dorato per caso? No, perché avrei una mezza idea se fosse ultra dorato. Figlio dei fiori, per non chiamarlo vegano? Cioè, oggi si chiamano vegani. Non so se lo sapete. Vai con vocalizzo! Ormai dai, basta ripeterlo ogni volta. Vabbè, guardalo. Sarà buggata, che ne so. Siamo al 10, guardalo. Botti in testa. Certo che cancello una mossa, gli cancello ruggito. Baby. Vai, grande, botta in testa. Wow, tutti i Pokémon sono anche più rari dei miei. In effetti un Teddy Ursa non è tanto raro. O meglio,
non credo sia raro in questo gioco. Negli altri non è un Pokémon raro. I miei sono rari, in teoria, perché sono gli unici. Vediamo un po'. Oh, un trainer. Le mie mosse di carte tiro durano a tappeto. Ok. Oh, what ho, Bruce Lee! Cintura nera Aziz. Aziz per me è kebab con la cipolla, che mi piace. Lo so che il meme è senza cipolla, ma a me la cipolla piace. Quello Yemin sembrava che mi stesse mandando a quel paese quando ha fatto le mosse. Cioè, ha dato i pugni, ok, in successione. Ma sembrava mi stesse mandando a quel paese, non vorrei dire. Ata! Hai per caso seguito qualche corso avanzato di karate? No, ho seguito l'allenamento di Saitama. 100 panini, 100 hamburger, 100 polpette e 10 km di pasta ogni singolo giorno. Con quello ti viene una panza che, mamma mia ragazzi, non uscite più di casa. Sono riuscito a mettere quel mascalzone alle strette. Ora però voglio che sia tu a lottare contro di lui, così potrai mostrarmi le tue doti di allenatore. Devi stare molto attento perché viene da un altro mondo. Ok, le Xenoball, ok. Belle. Ok. Buona fortuna. Ok, mi cura. Volevo andare a vedere quegli stari. Che bello. Ella! Thumbnail. Fatti sotto, il boss Elekidex vuole lottare. Livello 9. Ora, se tu evitassi di crepare. Ti prego. Ok. Ah, a doppia vita. Cioè, tu hai la doppia vita, bastardo. Però in qualche modo è correlato al DNA, a quanto pare. Ok, la barra della vita verde è un po' off, però penso che vada bene. Sì, ok, la posizione è giusta. Ah, doppia vita c'è. Vado con un altro graffio allora. Ok, zaino. Andiamo con la Xenoball. Credo che questa cosa sia scriptata se lo cattura. Perché in teoria un Pokémon così non verrebbe catturato facilmente. È scriptata, la cosa è scriptata per essere catturato, ok. Va bene, non mi lamento affatto, anzi. Un misterioso Pokémon proveniente dal mondo Xenoverse, agitandosi sparge scintille ardenti che rischiano di trasformarsi in pericolosi incendi. Bello. Vuoi dare un soprannome? Certo. Todoroki, la fantasia galoppa oggi. Sapevo che te la saresti cavata alla grande. Forza, andiamo al mio laboratorio ora. E comunque devo ammettere che sei stato veramente formidabile. Le Pokewes. Questa è una tecnologia rivoluzionaria a Mediellodopoli. Non è ancora in commercio ed è solo un prototipo. Ah, quindi praticamente è tipo il... tipo la Kleptoball, il braccio Klepto. Ok. So cosa vuoi dirmi, c'è la palestra, sì. Tutto questo per dirmi che quello è un prototipo e che c'è una palestra che vorrò sicuramente affrontare. Sì. Il self censi, ma c'è un centro Pokémon qui. Perché dovrei attivare il self censi? E la musica, questa è la musica di Pokémon XD Tempesta Oscura, gioco che ho amato. Io sono Anna, Ezio, volevo darti questo, uno strumento. Cioè Ezio, una ricercatrice che lavora per Ezio. Ok. Item crafter, posso farmi gli oggetti da solo quindi? Cos'è, un Minecraft per Pokémon? Ah, ok. Oh, quindi? Infatti ti basterà cercare in giro delle bacche per creare una marea di oggetti con combinazioni diverse. Allora, scusami. Pokéves... zaino.
Titancraft, usa. Ah! Posso fare le Pokéball più potenti. Anche le... anche i risir repellenti. Ok, però... era una Pokéball e io non ho... baccamelo. Ok, niente, non posso farlo. Per ora niente, non posso fare nulla per ora. Ok. Vado a curarmi e poi penso che termino qui l'episodio. La palestra neanche ci provo ad affrontarla perché l'altra volta mi ha proprio devastato. Ora affronto, ci provo? Vabbè, tanto per finire il primo episodio. Non riesco a capire da quale artwork però abbiano preso l'infermiera Joy. Non ricordo che personaggio era, però il mugshot me lo ricordo benissimo. Dovrei avere una pozione con me, se non sbaglio. E dai, quando ho sbattuto tutte le parti. Ok, ora ce l'ho sicuro. Palestra radice. Salve! Ciao, giovane allenatore, benvenuto nella palestra di Ludopoli. Come dici? Vuoi sapere come mi chiamo? Ma che scopo ti? Basti sapere che faccio il tifo per te. Danilo, capo palestra, un amante dei Pokémon erba. Oh yeah, usa il fuoco! Ma queste lapidi... oh mio Dio! Oh... forse sto andando bene. Arianna, figlia dei fiori, vegana. In realtà è vegana. Andiamo un po', figlia dei fiori. Arianna vegana. Ma sta palestra mi sa che me la faccio tutta quanta con Endowar, eh. O meglio, Endova! Perché i giapponesi non sanno pronunciare parole in inglese, quindi Endova! Dai, diciamolo bene, Endowar. L'accento è un po' sbagliato anche il mio, ma in sostanza è quello. Endowa. Perché è francese. Endowa. Ok. Sei molto forte, grazie tesoro. Lo apprezzo davvero. Ah, quindi ci sono tre strade. Ma se posso fare anche entra e esci. Ma Pokémon pure qua dentro ci sono? Phantump. A che serviva scriptare Pokémon qua dentro? Scusatemi, eh. Magari li usa come... cioè, li ospita il capo palestra. Dice, facciamo entrare tutti i Pokémon perché sono bravo. Sono figlio dei fiori e quindi faccio entrare tutti i Pokémon. Oh, è un Trevenant. Quindi... ah, ma cambia ogni volta la disposizione. Sto Trevenant! Partiamo di qua allora. Ok, questa l'ho già affrontata. Quindi di qua non ci devo andare, ma devo andare di qua, che era la strada giusta. Perché c'era un allenatore, ho visto. Quindi la strada giusta è quella con gli allenatori, le altre no. Ok. Devo stare attento però perché potrei incappare in un altro Trevenant. Accidenti. No, la palestra la prima volta non era così, era molto diversa. Comunque sia, dirò le cose diverse che vedo perché ho giocato solo fino a questa palestra. Le altre non le so, quindi non le dirò negli altri video, tranquilli. Non vi assiderò con... ah, ma questo è diverso, ah, quello è diverso, ok? State tranquilli. Stai tranqui e keep subscribing perché ho bisogno di iscritti. Ok, se voglio insegnargli morso, gli levo graffio. Grande. Ah. Ciao! Danilo è come un padre per me. Va bene. Ah, comunque non ce l'ho coi vegani. Si colpisce per farsi crescere l'attacco. E anche attacco speciale. Ma tu sei forte, Sio. Ma dai! Ma se è una mossa speciale! Ma cosa cavolo? No. No. Ma è una mossa speciale! Come ho fatto a fare contatto? Cioè, è una mossa speciale che crea contatto, no? Se è il suono non fa contatto il suono. Ragazzi, che cavolo combinate?
Su quale mossa l'avete scriptata? Eh? Su botta per caso? Mi sa di sì. Dai, non facciamo sti erroracci da principianti. Ok, sto andando. Ah, eccolo. Salvo. No, per sicurezza, Sapete com'è. Mi scusi? Ah, ci devo parlare 3 volte. Ho già perso abbastanza tempo. Vabbè. Guarda che tipo. Pare Starkey, pare. Anche se Starkey dovrebbe essere uno della Lega, da quello che ho capito. Aspetta, Phantom? No, non era. No, mi sto sbagliando con un altro tipo, scusate. Phantom è spettro erba, sì. Ma mi sbagliavo con Papkabu, che è tipo fuoco. Ok, però un altro braciere, mi sa che ci siamo, piccolo Phantom, Bye bye. Vai al 13. Bulbasauro, ok. Bulbasauro, bye bye con braciere. Ehi, però è resistito. Oh, sonnifero fallisce. Buiaca, buiaca, baby. Ah, ok, usa pozione. Ma non ti salverà. Al prossimo turno andrai giù. Non voglio fare vocalizzo perché non so se il suono è debole anche contro il tipo veleno, quindi eviterei. Lo scoprirò più avanti quando i Pokémon avranno poca vita e quindi potrò finirli con un attacco che potrebbe magari essere debole. Chi lo sa? Spiriton Bex! Perché? Vabbè, ciao comunque. Forte. Ah, frustato non l'ha molto. Sapete che c'è? Vocalizzo. Ah, normale, ok. Sembra abbia solo frustata. E leva abbastanza frustata, devo ammettere. Ed è anche questa, è fatta. La prima palestra, ragazzi, è sconfitta. Vai così. E a 15 anche, grande. Oh, yeah. Medaglia radice completato. Te la sei davvero meritata, ti perdono anche per avermi svegliato. Ma cosa? Continua così e potrai sconfiggere anche gli altri capi palestra. Ecco, tieni la medaglia radice. Alla Pokéball, quella vecchia, quella che si apre col meccanismo antico. Come quella che usa il professor Oak quando asciava nel passato. Fighissima. Le ha al collo, ma ok. A meno che non sono fiaschette contenenti vino con cui lui si sollazza quando non c'è nessuno a sfidarlo. Cioè, qui per allenare Pokémon fuoco è fantastica la cosa. Magari alleno un pochino qua dentro Elekidex. 2 Pokémon fuoco nel team potrebbero entrare in contrasto? Potrebbero farmi avere qualche difficoltà più avanti? Può essere. Ma se non li uso non lo saprò mai. Quindi per ora mi tengo Elekid. Ad ogni modo, Kuj, penso che per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Spero possa esservi piaciuto. Come ho detto, caricherò almeno 2 video domenicali per quanto riguarda Pokémon Xenoverse o Pokémon in generale, dato che ho ancora da finire Pokémon Prisma. Ah, quel gioco mi prenderà un sacco di tempo, prenderà. Ad ogni modo, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Twitter e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo domani, come sempre, con un nuovo video. Bye bye!